Buonasera. Grande successo per il primo appuntamento della rassegna musicale Notte d'Estate. Ieri sera in Piazzale della Rosa, insieme alla Filarmonica Arturo Toscanini, si è esibita la stella mondiale del jazz di Dee Bridgewater. Ecco l'intervista realizzata da Chiara Dini prima del concerto. What does it mean for an international artist like you, to be in a place like Sassuolo and in its more beautiful square? Well, it's always wonderful for me to come to a new place, to a new city, even if it is a small city, and discover something different, you know. So to be on this beautiful square with the Palazzo Ducale as our backdrop, our setting, I think is magnificent. You are the most important female voice of jazz, for jazz. You win a very big challenge. How do you live it? I don't think of myself as like the best. I just think of myself as a working mother, honestly. My voice is a gift, so I just try to take care of my voice. And my singing, I have always listened to this same voice. Oof. So I really don't hear what other people hear. You know, I'm very honored that people think of me with such high regard. But I am always striving to do better, you know, and to create more challenges for myself, to work to have more kinds of collaborations, you know, and so that is what is most important to me, to share the music that I love is what's most important, to make people happy. Which are the next date of your tour? We go from here, we have a concert in Bordeaux in France. It is the concert of wine and jazz, so I will do a lot of wine tasting before the concert, so I don't promise a good concert there, but I'll be very happy with my wines because that's the Saint-Emilion region. And then we will come back and we have a concert in Verona, and then we are in Parma. And then I go back to the United States to unpack boxes because I have just moved. In shallow shores, English souls, goldfish in the privacy of gold. Do it, let's do it, let's fall in love. Let's fall in love. Grazie. Incidete conferiti nel tardo pomeriggio di ieri in via Radice in Piano all'altezza dell'incrocio con via Marco Polo. Un motociclista si è scontrato con un furgone. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la polizia municipale. È di Anna Maria Berti Fogliani l'aceto balsamico tradizionale migliore di Sassuolo. Il premio è stato consegnato nel corso del 48esimo Palio fra gli aceti balsamici tradizionali prodotti nell'area degli antichi domini estensi. L'assessora alla cultura Giulia Pigoni ha consegnato alla figlia Monica la medaglia d'oro del comune e il diploma premio delle comunità. L'aceto si è aggiudicato 305,7 punti su 400 totali. Passiamo allo sport. Doppio colpo di mercato per il Volley Sassuolo, squadra maschile impegnata nel campionato di Serie B2. È cambiata la guida tecnica. In panchina non ci sarà più Simone Tassoni, nonostante l'ottima salvezza nella scorsa stagione. Sarà sostituito da Davide Bellini, negli ultimi anni a San Martino in Rio. Primo acquisto anche tra i giocatori. Arriva a Sassuolo Marcello Vecchi, che proprio con Bellini da compagno di squadra ha vinto un campionato di B2 con la maglia dell'Universal Carpi. Ancora ottimi risultati in campo podistico per gli atleti di MDS Panaria Group. All'edizione 2014 del Giro della Pietra di Bismantova, il miglior piazzamento per la società sassolese è stato di Stefano Tapparelli, giunto al traguardo in settima posizione.
Lo stesso Taparelli è stato il migliore anche a San Donnino, alla 5 km al Campaz. Taparelli ha chiuso quinto, tra le donne di rilievo il decimo posto di Lucia Ricchi. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a domani.